Sono 10 le richieste di interdizione per ex dirigenti e tecnici di Spea, la società che si occupava di manutenzione e monitoraggio per autostrade, accolte dal Tribunale del Riesame. L'indagine su falsi rapporti di sicurezza riguarda, tra gli altri, i viadotti Bisagno e il Veilino sull'autostrada 12. Intanto Autostrade, per i mesi necessari alla manutenzione, ha deciso di chiudere alcune corsie, vietare il transito in mezzi eccezionali e i sorpassi tra tir su 4 viadotti liguri che, dopo le ultime ispezioni, ordinate a società esterne, hanno raggiunto un punteggio di ammaloramento più alto di quello indicato da Spea. Nel dettaglio si tratta del viadotto Coppetta, carreggiata nord, e di Ponte Scrivi a Busalla, sempre in carreggiata nord, entrambi sulla A7, limitazioni anche sul viadotto Bormida, in carreggiata nord e sud, sulla A26, e sul Ponticello ad Arco, in carreggiata est, sulla A10 Genova Ventimiglia. Sui 4 viadotti la direzione di Tronco di Genova sta già effettuando interventi che fanno parte del più ampio piano di manutenzione per 360 milioni, già avviato da Autostrade ad inizio 2019. Grazie.